Amiche e amici di In Sella, Suzuki riparte da Hayabusa. A distanza di circa 22 anni dal lancio della prima leggendaria GSX-R 1003, soprannominata dalla stessa casa degli appassionati La Bestia, Suzuki presenta come prima novità del suo dopo Covid proprio la moto che avete davanti, la GSX-R R 1003 Hayabusa. Tante le novità tecniche. Le linee sono state riviste in nome dell'aerodinamica. Una sola conferma è importante: la velocità massima, segnata sul classico cruscotto a lancetta, è 299 km all'ora, come sempre. Ormai è un sogno questa velocità sulle autostrade italiane, ma sapere di poterli raggiungere è un gran bel sogno. Se dovessimo raccontarvi tutte le novità tecniche della nuova Hayabusa, staremo qua mezza giornata. Sono innumerevoli, soprattutto dal punto di vista dell'elettronica. La nuova GSX-R R 1003 sfoggia infatti tutti i sistemi elettronici che possono servire per sfruttare in piena sicurezza le sue prestazioni elevatissime. Il motore eroga 190 cavalli a 9700 giri. La coppia massima è di 150 Nm a 7000 giri, ma sono prestazioni simili a quelle delle passate edizioni, ma la novità è che la spinta del motore tra i 4000 e 7000 giri è nettamente superiore, rendendo la guida molto più godibile nella vita normale, nel mondo reale. Forse per me me la porterei via subito, ma non me lo permettono. Proveremo la nuova Hayabusa solo a metà marzo. Per il momento però trovate tutti i suoi segreti, tutti i dettagli tecnici su insella.it e li troverete anche sul numero di Insella di marzo in edicola del 17 febbraio. Quello che vi posso dire è che comunque potete già prenotarla andando dai concessionari. La moto è già in vendita a 19.390 euro franco concessionario. I colori disponibili sono due: nero e oro, come la moto che vorrei portarmi via, e argento con i dettagli e le finiture rosse, le stesse che vedete qua in oro. Per il lancio della Hayabusa, Suzuki propone, accanto alla versione normale, una web edition super accessoriata e acquistabile solo su internet. Per sapere com'è fatta abbiamo Enrico Bessolo, direttore commerciale di Suzuki Italia, che probabilmente l'ha anche studiata e ce la racconterà bene. Allora, ve la elenco, ve la spiego. Innanzitutto, web edition perché? Perché è prenotabile su internet, quindi si va sul sito di Suzuki Italia, dove c'è appunto una sezione dedicata, si può prenotare, ma poi la finalizzazione dell'acquisto deve avvenire in concessionaria. Dunque, le web edition disponibili sono una serie limitatissima, solo 10 esemplari, perché ad adesso mi dicono l'ultimo aggiornamento già 4 sono state vendute. Quindi stiamo parlando a 3 ore dopo il lancio. Sì, o anche meno. E dunque, di cosa, quali sono gli accessori che la definiscono? Abbiamo le cover carbon look che ricoprono gli specchietti, abbiamo delle stripes sui cerchi, il tank pad, questa bellissima cover monoseat e poi soprattutto gli scarichi in titanio di Akrapovic che la alleggeriscono di ben 4 kg, quindi sono 2 kg in meno per ogni scarico. Già gli scarichi di serie, se non sbaglio, rispetto ai precedenti, ai vecchi cannoni che ricordavamo, erano già 2 o 3 kg in meno. 2 kg in meno, esatto, rispetto alla serie precedente. Questi abbassano, corretto, di altri 4 kg il peso. Altri meno 4 kg, esattamente. Dunque, web edition a un prezzo di 21.490 euro, che significa di fatto un vantaggio cliente superiore ai 2.000 euro, che vuol dire che se ti compri la versione base e poi ci compri tutti questi accessori andresti a spendere oltre 2.000 euro in più rispetto al prezzo definito. Gli accessori sono tutti disponibili comunque. Gli accessori sono comunque disponibili, sono accessori originali. Non se ne, esatto, può fare meno perché sennò non ne hai abuso. Il codone in realtà sulla versione, diciamo, non web edition, quindi quella standard, è presente, quindi non poteva non esserci il codone che la definisce, che la rende riconoscibilissima, quindi è compreso nel prezzo di 19.390 della versione standard. C'è già tutto, benissimo. La Hayabusa avrà una qualche manovra di lancio dai concessionari? Ci sarà qualche evento per cui... Assolutamente sì, ci saranno delle presentazioni statiche
che cominceranno dalla prossima settimana in alcuni concessionari sparsi su tutto il territorio italiano, il cui elenco e le cui date sono presenti sul nostro sito, quindi io invito appunto ad andare a visionarle. In quella sede, in quei contesti, ci sarà appunto una Hayabusa presente con una presentazione statica, quindi verranno elencati tutti i contenuti tecnici e tecnologici della moto per conoscerla nel dettaglio. Benissimo. Durante la presentazione avete detto che questa è la prima novità di Suzuki di quest'anno. Possiamo aspettarcene altre, quindi. Ovviamente sì, non ci facciamo mancare niente, ce ne saranno altre, ma bisogna state sintonizzati su questi schermi. Siamo curiosi, ma saranno solo strada, crossover, scooter. Sai che si dice il peccato, mobilità. Ma non il peccatore, quindi non tradisco. Dimmi solo se possiamo escludere qualcosa, dai, neanche quello, dai. Non vedo e non sento. Ci saranno. Ok, garantito. Perfetto. Grazie Enrico. Grazie a voi. Grazie agli amici e amici di Insella. Alla prossima.